Bentornati sul nostro canale YouTube a tutti i nostri iscritti. Torniamo su un tema molto importante che è quello del decreto antifrode. Dopo l'emanazione di questo importante decreto anche in tema di superbonus, sono stati emanati altri provvedimenti molto importanti per evitare le operazioni a rischio anche in tema appunto e soprattutto di superbonus. Se vi interessa questo video, vi invito a iscrivervi sul nostro canale e a seguirlo. Buongiorno, bentornati sul nostro canale YouTube. Torniamo sul tema del decreto antifrode, il 156 del 2021, per segnalarvi che subito dopo l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti su questa materia che è diventata di notevole importanza alla luce del ormai quasi miliardo, questo è l'importo quantificato in questi giorni dalla Guardia di Finanza all'esito degli accertamenti che stanno esplicando nel territorio nazionale di frodi avvenute in tema proprio di superbonus. Quindi importantissimo attenersi alla nuova normativa. L'Agenzia delle Entrate proprio per questo motivo ha emanato due provvedimenti applicativi che parlano dell'applicazione delle sanzioni, quindi del potere di cautelare, di sospensione della procedura della comunicazione di opzione, della procedura di cessione del credito d'imposta, che devono essere opzionate proprio dall'Agenzia delle Entrate in caso di operazioni con sospetti di rischi di violazione della normativa in materia di antifrode. I provvedimenti in questione sono stati appunto emanati subito dopo l'emissione del decreto 153. In prima battuta c'è stata una serie di risposte a Confac da parte anche del Ministero pubblicate in vari momenti, diciamo così, in maniera ufficiale, ma poi soprattutto è stata pubblicata la circolare 2016/E del 29/11 di quest'anno. Sappiamo che l'entrata in vigore è avvenuta il 12 di novembre, da quel momento sono scattati tutta una serie di obblighi, tra cui in particolare l'obbligo di apposizione del visto di conformità sia per quanto riguarda e dell'asseverazione relativa alla congruità dei prezzi che deve essere apposta questa dal tecnico, mentre il visto sappiamo deve essere apposto dal commercialista oppure dal CAF, e sono obbligatori, quindi sono stati estesi all'ipotesi di superbonus anche in caso in cui il credito non venga ceduto e venga tenuto dal contribuente quale credito d'imposta e suddiviso in detrazione nei vari anni, 5-10 anni a seconda della tipologia dell'intervento. E in più questi due obblighi sono stati estesi anche per gli interventi, diciamo così, minori, quindi bonus minori come bonus ristrutturazione e altri bonus, sempre però nel caso in cui ci sia la cessione del bonus tramite intermediario, eccetera, oppure lo sconto in fattura. Riprendendo il tema dell'antifrode, è fondamentale, secondo questa circolare dell'Agenzia delle Entrate, attenersi quindi all'obbligo dei visti, ma soprattutto c'è un obbligo ancora più importante. Nel caso in cui i soggetti entrino in rapporto con delle operazioni considerate pericolose, comunque che hanno dei profili di rischiosità in ambito antifrode, c'è un obbligo da parte di tutti i soggetti che hanno a che fare con l'operazione, in particolare gli intermediari, eccetera, quelli che sono espressamente elencati dalla normativa antifrode, di immediatamente segnalare al centro unico della finanza, diciamo così, che opera in ambito antifrode, di segnalare con una comunicazione sul portale di una segnalazione di violazione o di possibile violazione di questi obblighi. Quindi a quel punto l'Agenzia delle Entrate interverrà con, qualora lo ritenesse opportuno, con una sospensione, un provvedimento cautelare di sospensione che verrà riconfermato o meno nei successivi 30 giorni. Quindi nel caso in cui effettivamente verifica che ci sono i profili di violazione della normativa antifrode, sarà sospesa completamente l'operazione del cassetto fiscale del contribuente, altrimenti se la verifica ha esito negativo, quindi potrà procedere tranquillamente con la cessione. Attenzione, perché ci sono capitati moltissimi casi accertati qui presso il nostro studio di violazione della normativa antifrode. Un caso eclatante è quello che abbiamo già richiamato in un nostro precedente video,
in cui un soggetto, un'impresa, eccetera, ha realizzato, ha emesso, scusate, una fattura senza la realizzazione dei lavori, quindi una fattura anche naturalmente dotata di un visto di conformità di cui non è possibile risalire, diciamo così, al vero commercialista o comunque alla persona che ha provveduto ad opporlo, e quindi ci sono tutti i requisiti per fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Un tema importantissimo chiarito anche nel provvedimento successivo, sempre emanato dall'Agenzia delle Entrate, il 34.0450 del 2021, del 1° dicembre, è che coloro che non provvedono rispondono in via solidale. Quindi cosa vuol dire? Che in caso di applicazione della sanzione, che ricordiamo può arrivare fino al 200% dell'importo oggetto di credito d'imposta, diciamo così, evaso in maniera fraudolenta apposto nel cassetto fiscale, naturalmente qualora il soggetto non provveda sarà anche lui obbligato in solido al pagamento di queste importanti sanzioni. Vi ricordiamo di tenervi sempre aggiornati in questa materia e vi rinviamo al nostro prossimo video, sempre per l'aggiornamento in materia di Superbonus.